L'abbinamento del formaggio con il dolce, usanza greca per gli atleti dei giochi olimpici ai quali veniva servito con il miele, si sviluppa nella cultura anglosassone in diverse varianti, tra le quali forse la più famosa è la New York Cheesecake, guarnita con fragole o panna acida. Ciao a tutti da Paolo, bentornati sul canale Cibo Dentro con la cheesecake al limone. La base cheesecake è composta da biscotti sbriciolati tenuti assieme con il burro. Le dosi sono per una tortiera classica da 24 cm di diametro, ma se la vostra è diversa basta sbriciolare abbastanza biscotti per ricoprire il fondo e i bordi, fate la prova a occhio versandoli dentro la tortiera, pesarli e poi aggiungere la metà del loro peso in burro. Iniziate a pressare i biscotti sui bordi della tortiera e compattarli bene con una spatola o con le mani, poi aggiungete quelli rimasti e formate il fondo della torta. Mettete in frigorifero almeno una mezz'ora e lasciate solidificare. Nel frattempo preparate la farcitura della cheesecake iniziando dalla crema al limone. Spremete 3 limoni e un arancio in modo da dare un po' più di colore. Dovete ottenere circa 300 ml di succo, io poi ho aggiunto 2 cucchiai di zucchero, ma assaggiate e regolatevi voi in base all'acidità del succo che avete ottenuto. Aggiungete 2 fogli di gelatina alimentare ammollati in acqua fredda e poi strizzati e fateli sciogliere a fuoco basso, basteranno pochi minuti. Per la crema al formaggio usate il formaggio spalmabile che più preferite, io ne ho usato uno tipo Philadelphia, aggiungete la panna, lo zucchero, 3 cucchiai del succo che sta gelificando e mescolate fino ad ottenere una crema omogenea e morbida. Versatela sulla base dei biscotti e distribuitela bene sui bordi, scavando in modo da lasciare sul fondo lo spazio per il succo di limone. Poi mettete in frigorifero a rassodare una ventina di minuti. Quando la crema al formaggio si sarà solidificata, aggiungete la gelatina al limone e rimettete in frigorifero fino a che non si sarà solidificata anche lei. Dopo circa mezz'ora dovrebbe essere a posto. Se volete potete decorare la torta con un po' di crema al formaggio rimasta in modo da darle l'aspetto di una fetta di limone. Con un cucchiaino e uno stecchino per spiedini tracciate le righe e se volete essere ancora più precisi usate un cono di carta da forno. Aggiungete qua e là qualche pinolo in modo da simulare i noccioli del limone e lasciate la sorpresa di scoprire che non lo sono a chi mangerà questa torta. Io con questa torta, ormai alle porte dell'estate, come sempre vi saluto, augurandovi buon appetito e buon divertimento, e vi aspetto, come tutti i giovedì anche il prossimo, qui su Cibo Dentro, dalle 11 del mattino. Ciao!